moglie, siamo molto contenti di poter ospitare Civis Polska in questo evento che si inserisce nella cornice delle iniziative intitolate Piazza d'Italia all'Ambasciata d'Italia. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome everybody. A few words from me and from my wife. We are very happy to have here with us today Civis Polska in the framework of an initiative which is called Piazza d'Italia, held in the Italian Embassy. Io potrei parlare pure in inglese, però in effetti mi dicono che non tutti gli italiani parlano inglese, per cui ci vuole la doppia lingua. E volevo veramente dare il benvenuto, e questa iniziativa vuole presentare al pubblico, che ringrazio per essere venuto, che è un pubblico italiano, è un pubblico polacco, è un pubblico anche di ambasciate straniere a Varsavia, veramente ringrazio tutti calorosamente per essere venuti. L'obiettivo è proprio quello di presentare Civis Polska, che peraltro è la ditta che assicura la sicurezza dell'Ambasciata d'Italia. Well, apologies for speaking Italian, but we have got many Italians here, so to make understand what we say to everybody, we are using double languages. Welcome very sincerely. I really appreciate the arrival of such a vast public from Italy, from Poland, and from various embassies located in Warsaw. Thank you very much. We are going to have a presentation of Civis Polska. Among other, this is the company which is responsible for security of this very location. Civis Polska è una ditta italiana che si sta espandendo in Polonia. Naturalmente auguriamo ogni successo per questa espansione in un paese che è molto promettente, un paese, Polonia, che come sapete guarda al futuro e crede nel futuro. Civis Polska is expanding its business activity in Poland. Poland is a very promising country for us, a country that looks into the future. I rapporti bilaterali tra Italia e Polonia sono strategici, sono molto importanti, e questo è dimostrato dal fatto che domani sarà a Varsavia il nuovo primo ministro italiano, che ha scelto di venire in Polonia in uno dei suoi primissimi viaggi all'estero, proprio a dimostrazione dell'importanza che l'Italia annette a questo splendido paese. Bilateral relations between Poland and Italy are very good, and they are of strategic importance. It is shown by the fact that the new Italian Prime Minister is coming to Poland as to one of first foreign countries he's visiting in his new duty. This emphasizes the importance of Poland for Italy. E questo rapporto strategico naturalmente favorisce la penetrazione di società italiane, perciò in questo contesto Civis Polska, che è una società tradizionale italiana, adesso i responsabili saranno in grado di dirlo meglio di me, ma è una di quelle società familiari, di gestione familiare, la cui gestione è stata tramandata di padre in figlio, e siamo adesso alla quinta generazione. Sono esempi di successo, di grande successo, di grande sacrificio anche, che tutti quanti hanno fatto e che sono riusciti a portare l'azienda ad una dimensione internazionale. In Polonia ci sono altre società, proprio l'altro giorno ho partecipato all'inaugurazione del quarto impianto di Mapei ed era presente Giorgio Squinzi, anche lì è una famiglia che ha gestito con grande talento e con grandi sacrifici una bellissima società che adesso è presente in tutto il mondo. Per cui non vorrei rubare tempo, voleva essere una serata di amicizia, di fraternizzazione, vi verrà offerto dopo un buffet italiano, e questa vuole essere una serata veramente italiana. Grazie ancora a tutti quanti e in bocca al lupo a Civis Polska. The importance of these strategic relations
relationships between Poland and Italy and makes it easier for Italian companies to penetrate the Polish market. Civis Polska is one of these companies. Representatives of the company will speak more about it. It is a family managed business transferred now for five generations of the family. This is a story of success and of sacrifice, and a story which is not unique in Poland. Recently I've have attended also a ceremony organized by a company Maffei, another company run by seven generations of the same family. And I don't want to steal more of your time tonight. Next door, after this ceremony, there will be Italian buffet offered. So this is all for me. Thank you. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Doppio applauso. This would be too much to hear it out for the second time. Mi chiamo Goffredo Cremonte Pastorello, rappresento il gruppo Cittadini dell'Ordine e ringrazio innanzitutto Sua Eccellenza per l'opportunità che ci ha dato di presentarci in questa splendida cornice. E il gruppo Cittadini dell'Ordine è un gruppo, è un marchio attivo dal 1870, siamo orgogliosi di questa data perché siamo la prima realtà di vigilanza nata in Europa. Mr. Pastorelli represents cittadini, pardon, dell'ordine. I would like, he says, to thank His Excellency Ambassador for having this ceremony held here within the embassy. Cittadini dell'Ordine is a company which was set up back in 1870. We are very much honored about that and very proud of the date because we are the first private surveillance company in Europe. Noi siamo nati in Italia, abbiamo lavorato in Italia in maniera ininterrotta, nonostante le due guerre mondiali, gli anni del terrorismo, abbiamo sempre tentato di mantenerci legati ai valori tradizionali, cercando però sempre di innovarci. Abbiamo fatto dell'innovazione e delle nuove tecnologie un po' il nostro credo. 10-15 anni fa abbiamo fatto un esperimento in Romania, c'è stata un'opportunità che ci ha dato delle soddisfazioni. We are a company that is born in Italy. We have continued our operations in spite of two world wars and also during hard years of terrorism in Italy. We have always followed traditional values but also at the same time innovations, technological innovations, other innovations. 10-15 years ago, we had an experience in Romania and that gave us a lot of satisfaction. Avendo la nostra sede tradizionale sulla piazza di Torino, abbiamo avuto l'onore di poter contribuire a dare la maggior sicurezza durante le ostensioni della Santa Sindone che ci sono state questi anni. Della Santa Sindone. So, due to the location of our traditional seat, Piazza di Torino, we were the one that actually went through Santa Sindone massacre. Che ancora oggi è conservata nel Museo di Torino. The Shroud of Turin is up to date preserved in the Cathedral of Turin. E un paio di anni fa c'è stata l'opportunità di provare a svilupparci qui in Polonia. And now, for some years now, we have been trying
to develop our business here in Poland. Il mercato polacco noi lo riteniamo un mercato molto molto interessante. La Polonia è ancora uno forse dei pochi paesi in Europa che ha ancora uno sviluppo concreto. This is very interesting market for us, one of few countries in Europe that has concrete growth. Quindi noi speriamo di riuscire anche qui in Polonia a iniziare una lunga avventura di successo. So we hope that also in Poland this is the start of a long and successful adventure. Mi chiamo Bruno Viglione, sono amministratore delegato dei cittadini dell'ordine. Se volete vi posso cominciare a raccontare la storia della fondazione 1870 ai giorni d'oggi, però magari in un'altra occasione. Se vi collegate al nostro sito avete occasione di leggerla e di vedere effettivamente cosa sono i cittadini dell'ordine nel mondo della sicurezza e della vigilanza. I'm CEO of the company. If you want me to, I could tell you now the whole story of the company, starting from the year 1870 up to date. But perhaps you can instead have a look at our website where you can read this story in a very legible manner, presented with pictures and in many languages. Passo al presidente del CIS. Now I'd like to give the floor to the president of CIVIS. Mi chiamo Arturo Mendesatorio, che sono il presidente del CIVIS, che è una coscola dei cittadini dell'ordine, da cui è nata CIVIS Posca, della quale sono, se non vado errato, il presidente del Consiglio. Basta, poi adesso basta. Let me just briefly present myself. Mr. Sartorio represents company CIVIS, a kind of subsidiary of Cittadini dell'Ordine, a branch or a company from which CIVIS Polska does originate. E adesso vi presento il nostro uomo non a Lavana ma a Varsavia, Andrea Fabri, che è colui che regge poi CIVIS Polska qui in Polonia. And now our man in Warsaw, Mr. Andrea Fabri. Buonasera a tutti, io approfitto per ringraziarvi di aver accettato il nostro invito, ringrazio Sua Eccellenza l'Ambasciatore per averci ospitato qui. Approfitto anche per ringraziare il personale dell'ambasciata che pazientemente ci ha aiutato nell'organizzazione, dalla dottoressa Cipriani, la dottoressa Setta, la dottoressa Navarra, poi sicuramente vi dimentico qualcuno ma vorrei ringraziare tutti. Per quanto riguarda la CIVIS Polska, come ha già detto chi mi ha posseduto, siamo un'azienda giovane in Polonia, operativi dal 2011, abbiamo 3 sedi operative su Varsavia, Cracovia e Wrocław. Operiamo, abbiamo servizi un po' su tutto il territorio polacco. Good evening. Thank you very much for having accepted our invitation. I would like also to thank His Excellency Mr. Ambassador for his hospitality. I would like to take this opportunity and thank the entire embassy staff, especially the ladies, Dottoressa Cipriani, Dottoressa Navarra. I'm certain I have forgotten somebody, and interpreter too, I'm afraid. My company, CIVIS Polska, is a company with a short story. It was set up in 2011. We have our seats in Warsaw, Kraków, and Wrocław, Breslau, and our 3 seats, however, do operate over the entire territory of Poland. Non mi soffermo a raccontare i servizi che offriamo in Polonia perché comunque c'è il materiale che potete leggere, ma spero comunque avremo occasione di conoscerci e di scambiarci appunto opinioni e poi incontrarci successivamente. Grazie ancora. A few words about services we offer in Poland. You can learn more reading materials, and we will have also more opportunities to talk about it. Ecco, passo il microfono al dottor Pastorello perché vorremmo omaggiare l'ambasciatore di un piccolo presente.
this is a small gift for Mr. Ambassador. The gift is your presence. Che meraviglia! Posso? Esige una spiegazione per questa chiave. Allora, questa è la medaglia che è stata fatta per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e fa parte, della medaglia che i cittadini dell'ordine tutti gli anni fanno in commemorazione o di un evento o di un personaggio che ci piace ricordare. Questo This is a medal, one of many which cittadini dell'ordine make each and every year. This one commemorates unification of Italy. Questo invece è un testo che abbiamo fatto sempre per il 150° anniversario, che racchiude tutte le medaglie che sono state coniate in questi anni e va un po' a spiegarle in maniera così, un po' diversa. And the booklet is about the story of all these medals, showing individual medals and occasion or personality to which they are dedicated. Ma questo è il punto più importante. Questa si può interpretare in varie maniere. Ecco, ma volevo. Noi abbiamo fatto con l'idea di chiave di sicurezza. Di sicurezza. Di sicurezza. Security key. La nostra. Poi, insomma, ognuno può vedere quello che è. Allora, è un messaggio per i miei responsabili della sicurezza dell'ambasciata. La chiave ce l'ho io. This is a message to our security staff in the embassy. The main security key is in my hand. Non si perde. Grazie. Not be lost. Moltissimo. Grazie mille. Grazie. Bravo. Grazie. Possiamo passare tutti quanti nell'altra stanza del buffet. Sì. Dopo. Facciamo buscare.